Buonasera, ben ritrovati. Un nuovo appuntamento con il format settimanale della rete Dica 33. Ci occupiamo di medicina, di salute e di star bene. Stasera tornano a trovarci gli amici di Ante. Allora saluto subito la dottoressa Germana Severini. Buonasera, buonasera. Ben ritrovata. Grazie. Responsabile Grazie. Sanitaria di Ant per le province di Pesaro Urbino e Rimini. Nuova arrivata, insomma, ecco. Poi la dottoressa Loretta Aluigi, psicologa. Buonasera anche buonasera. A lei. E infine la signora Agnese Magnani, che potremmo dire un po' la testimonial, parleremo perché la signora era la moglie di un paziente che è stato assistito da Ante. Insomma, con la signora Agnese cercheremo un po' di capire anche il travaglio di una famiglia che si trova a dover affrontare un percorso impegnativo e difficile. Io però partirei subito dalla dottoressa Severini, perché ci siamo già incontrati, insomma questo è il secondo appuntamento, però ricordiamo Ant, sono 40 anni di vita, Ant nasce a Bologna, ha 40 anni, a Rimini è arrivata da qualche mese, però cerchiamo di fare un po' di storia, magari per chi non ci ha visto, dottoressa, la volta precedente, ecco, chi è Ant e che cosa fa? Bene, grazie, di nuovo buonasera a tutti. E come dicevamo, Ant è nata 40 anni fa a Bologna per l'intuizione e la volontà del professor Franco Pannuti, che era allora il primario della divisione di oncologia del Malpighi Sant'Orsola di Bologna. È nata dal desiderio, dal bisogno forse di aiutare le persone che avevano una grave patologia come la patologia tumorale, che venivano dimessi dall'ospedale e che si trovavano a dover affrontare la malattia a casa da soli. Il professor Pannuti si è posto il problema di come riuscire ad aiutare queste persone a domicilio e dicevo intuito e genialità, perché in